How's it going, guys? Ciao! Ciao, ciao, ciao! Bentornati in questo video improvvisato. Sì, improvvisato dalla necessità di mangiare e di non fare troppa fatica per prendere la cena. Questa sera, eccezionalmente, ordiniamo la pizza da asporto da Pizza Hut. Ossia, una catena statunitense. Esattamente il contrario di quello che abbiamo detto lo scorso video, perdonateci. La ragione è semplice, perché qua intorno è una delle poche che fa consegne a domicilio e che ha la pizza senza glutine, perché io mangio senza glutine. Quindi di necessità virtù sono gli unici che me la fanno. Ci sarebbe anche sempre un'altra catena che la fa, però non avendola mai provata non vorrei rischiare così di rimanere senza cena, perché ho un po' di fame, visto che ho saltato sia la colazione che il pranzo per un sacco di cose che abbiamo fatto tutto il giorno. Quindi, ragazzi, andiamo a vedere come si ordina la Pizza Hut, andiamo a vedere che pizza ordineremo, quanto ci metterà ad arrivare e anche il costo di questa pizza. Anche perché, e ve lo lascio sotto in descrizione, noi di solito mangiamo la pizza che ci facciamo in casa, che è una pizza keto molto più buona. Il gatto in scatola è bellissimo da vedere. Allora, sono le 17.47, lo so che è un'ora strana per ordinare la pizza, ma noi ceniamo di solito alle 6 e mezza, massimo 7. Come le galline. Esatto. E mi sa che siamo anche in ritardo, perché ci metteranno quasi un'ora a consegnarla. Andiamo a ordinare. Sì, perché questo sito ti dà anche gli orari di consegna. Il minimo di spesa per ottenere una consegna gratuita sono 13.99. Andiamo a selezionare quello che mangeremo. Logicamente non è buona come la pizza italiana, ma sicuro non è buona come quella che ci facciamo noi, però io ho raggiunto il limite oggi. Si seleziona il proprio codice postale, si va a prendere il ristorante più vicino, sono tutti franchising, quindi sono anche a gestione familiare, sono piccoli di solito. Poi si attiva l'automatismo delle offerte, perché se c'è qualche offerta cumulativa te le attiva, e dopo puoi semplicemente andare a scegliere se vuoi ordinare una pizza singola o se usufruire dei pacchetti già pronti delle offerte. Noi andiamo sulle offerte e prendiamo il menù da 5 pound, ossia ogni pizza verrà 5 pound. Poi si sceglie pizza, eventualmente anche se si vuole da bere o un contorno. Io non ho molta scelta, quindi scelgo una margherita senza glutine. Ecco qui, poi si aggiungono quelle successive. Marco, cosa vuoi? Anche no, grazie. Ho ancora un palato italiano da difendere. Pepperoni. Guarda che buona la... quella con i funghi, vero? Quella con i funghi. Farmhouse. Uscite i funghi. Perché altrimenti hanno la margherita, oppure quella dei peperoni sarebbe la... salame, sì. Salamino, ma sono pesanti. Io non so chi è l'italiano. Non so chi è l'italiano che ha diffuso la parola peperoni all'estero, quando i peperoni sono una verdura e tutti qui sono convinti che sia salame. Salame si chiama salame. Si chiamano salami. Salami. Al caponi. Da bere non ci serve, quindi ce l'abbiamo già. Il gatto. E dopodiché andiamo al Misu, basta. Andiamo al checkout. Anche il Misu vuole ordinare la pizza. Andiamo in morso. Poi vogliono l'indirizzo. Non si mangia, Marco. Non si mangia, Marco. E noi aspettiamo la consegna della pizza che arrivi. Intanto i nostri gatti. Questa è la pila in scatola. Questo è il Momo sul tavolo. E alla fine la pizza è arrivata in quanti minuti? 30. 30 minuti. Ecco l'eccezione che conferma la nostra regola. Bene, ecco qui. Andiamo a vedere queste pizze. Cosa si ottiene per la bellezza di 5 pound a pizza? 5 che pound sono pizza. Già tanti per i canoni italiani. Sì. Dovresti avere una buona pizza, insomma, sì, da asporto. Ecco, questa è la scatola, piccola, come potete vedere. E voilà! Questa è la pizza senza glutine. Cos'è quello? Un foruncolo scoppiato? Non lo so. Questo dovrebbe servire al cartone a non spiccicare la pizza. Mm-hmm. Questa è quella di Anna. Questa è quella senza glutine. E questa è quella di Marco. Questa è la Farmhouse di Marco. Come potete vedere è molto spessa. Non so se si percepisce che è... Sì, sì. Veramente spesso. Ecco, questo è quanto. Da cosa sa? Non sa da pizza italiana. No, ovviamente. Sa molto da focaccia.
Per carità, i ragazzi sono anche bravi perché la fanno loro, Sì, ma sono. quando si poteva vedere che si poteva andarla a prendere, che si poteva andarla a prendere, si poteva assistere, ma così te la portano a domicilio, sono una famiglia. Vabbè, dai, comunque è già qualcosa. Noi, ripeto, è da tanto tempo che la prima Penso che sia sarà da da agosto. agosto, sì, esatto. Saranno Da quando passati. abbiamo cominciato a farci la pizza keto, che tra l'altro è più veloce, Anche è molto più più buona, più buona, sana, più più leggera. leggera e tra l'altro non costa. Però apprezziamo lo stesso che ci Però sia sì, chi ce la dai. porta a casa nei momenti di necessità Esatto. e di stanchezza. Per i fanatici dell'origano? Allora, origano e io invece ho qua nascosto il peperoncino, perché è vero che so veneto, però e io lo amo il peperoncino, non posso farci niente. Tanto peperoncino, tanto. È spessa e pesantissima. Penso che peserà mezzo chilo questa pizza. Vuoi aggiungerci un po' di olio? No, grazie, è già grassa che mi È sta bassa, saranno già. 600 calorie. Invece un filetto d'olio ce lo metto sempre. Questo è quanto? Questa è l'avventura pizza? Questa Pizza Hut, il meglio che possiamo tenere in zona? Non ci sono molte altre cose da dire esaltanti su questa pizza, No. se non che è già pronta. Non costa troppo e che di solito non la mangiamo, quindi eccezione che conferma la regola. Bene ragazzi, See you soon. ciao, buona serata. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un pollice in su, iscriviti al canale e condividi se puoi. Non dimenticarti di seguirci su Instagram per rimanere sempre aggiornato sulle novità dei prossimi video. Ciao!